libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un pastore. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Amici telespettatori, telespettatrici, pensionate e pensionate, oggi è un giorno particolare, lo state ascoltando, lo state vedendo, lo state registrando attraverso le televisioni, i mass media, da ieri sera, domenica, che praticamente non si fa altro che parlare della rinuncia del capo del governo indicato da Lega e da 5 Stelle, ecco, a formare il nuovo governo, dopo aver presentato una lista di ministri dentro la quale c'era un nome che già in partenza si sapeva non essere gradito al capo dello Stato, il quale capo dello Stato ha la prerogativa costituzionale, questa Costituzione che nessuno ha voluto mai cambiare, va bene, in 80 anni di Repubblica Italiana, dove il capo dello Stato deve firmare decreto per ogni singolo ministro con la sua firma l'ok, però la Costituzione nell'articolo che riguarda la formazione del governo dice in maniera molto chiara che viene firmato il decreto dal Presidente della Repubblica, il quale Presidente della Repubblica può anche non firmare il decreto, può anche chiedere che venga sostituito perché per i motivi più vari, ecco, il capo dello Stato deve mantenere in piedi questa sua prerogativa, e i motivi questa volta erano simili a quelli che nel recente passato hanno visto Berlusconi soccombere, parliamo del 2011, rispetto ai desiderati del capo dello Stato, che allora si chiamava Re Giorgio Napolitano, oggi si chiama Mattarella, e i motivi sono sempre gli stessi. Sono di carattere economico, sono del famoso spread, sono del titoli che l'Italia vende sistematicamente, che vanno nelle casse dei paesi esteri, i quali pretendono che vengano mantenuti gli impegni quando vengono emessi questi titoli. Noi facciamo parte di certe alleanze, anche di livello economico, dentro le quali abbiamo sottoscritto documenti che riguardano tutti quanti noi. È un danno enorme per i cittadini nel momento in cui non vengono rispettati gli impegni assunti. Questa Italia, che è l'Italia dell'8 settembre, continua a tentare di mettersi sulla strada del tradimento, di punto in bianco, e noi siamo indicati come quelli che oggi fanno una cosa e domani sono capaci di fare il contrario di quello che hanno sottoscritto il giorno prima. Allora, amici telespettatori e telespettatrici, era opportuno che noi dicessimo la nostra. Noi non stiamo e non vogliamo assolutamente dire che stiamo con il Presidente della Repubblica contro due partiti che hanno preso i voti nell'ultima elezione che si è svolta in Italia il 4 di marzo, ma siamo tra quelli che ragionando devono prendere atto che i due partiti erano l'uno un partito antisistema, perché ha detto chiaro e tondo nel corso della campagna elettorale che voleva cambiare totalmente il sistema e chiedeva agli italiani di dargli il 50% dei voti. 50% dei voti gli italiani non gliel'hanno dato, e non gli hanno dato neanche il 40% che poteva consentire di essere il partito incaricato di formare il governo. No! E allora che cosa è successo? È successo qualcosa di molto strano, che un partito che ha fatto la campagna elettorale con il centrodestra, cioè unitamente a Berlusconi, unitamente alla Meloni, unitamente ai partiti di centro che ne sono usciti rotti nel corso delle elezioni, ecco, si è ritrovato ad essere alleato in quanto chiamato dai 5 Stelle a formare
ecco, a mettersi insieme per tentare di creare una maggioranza extra voto, extra elezioni, extra risultato che era uscito dalle elezioni stesse, perché il centrodestra ha vinto le elezioni, e allora si mette con Di Maio nel momento in cui il Di Maio e tutti i suoi compagni di partito sputano addosso a uno dei leader del centrodestra in maniera spudorata. Siamo arrivati ormai a circa 90 giorni dalle elezioni, non abbiamo il governo, c'è necessità in Italia, paese dell'Alleanza Atlantica, paese della Comunità Economica Europea, paese che si ritrova un debito pubblico esagerato, ecco, che mette a rischio le pensioni, che mette a rischio le retribuzioni, che mette a rischio il futuro stesso del paese. Senza governo non si può stare. Il Presidente della Repubblica, preso atto, perché queste sono, se le avete sentite, le parole esatte del Presidente della Repubblica, preso atto della rinuncia, ecco, del capo del governo indicato, l'avvocato Conte, ha deciso di convocare al Quirinale Cottarelli. Cottarelli è un nome che suona male, certamente suona male pure a noi. I pensionati d'Europa, ecco, cercano chi in un ambito di gestione del governo e dei fatti che riguardano l'Italia possa lasciar, come dire, sperare che alle pensioni non si guardi in maniera negativa. E io non so se indicare nel Cottarelli l'uomo che non guarda in negativo le pensioni. Allora, al di là di tutte queste cose, per quanto ci riguarda, lo abbiamo espresso in maniera molto chiara nelle nostre trasmissioni, avere ecco, un governo ibrido lì dove una forza antisistema e l'altra appartenente alla coalizione del centrodestra si mettono insieme su un programma di 20 punti, nei quali, ecco, facendo la sommatoria dei costi che venivano ventilati per la istituzione del reddito di cittadinanza, per la creazione di una serie di cose che potevano apparire a livello di opinione pubblica favorevoli, ci sarebbero voluti 110, 120, 130 miliardi di euro. E dove si pigliavano questi miliardi di euro? Mancavano le coperture. Ecco perché poi alla fine ci siamo arrivati e siamo arrivati al fallimento dell'incarico a chi era espressione di questi movimenti, di questo movimento antisistema. E ieri sera lo hanno dimostrato ancora una volta nelle piazze e hanno fatto parlare chi è fuori dal Parlamento, il quale ha parlato in maniera eccessivamente libera e ne ha detto di tutti i colori e ha parlato di impeachment, cioè di messa sotto stato di accusa del Presidente della Repubblica per avere egli fatto qualcosa che la Costituzione gli consente di fare. Ma bando a tutto questo, noi pensionati d'Europa vogliamo quello che abbiamo sempre detto, noi vogliamo che le pensioni vengano portate a 1000 euro, noi vogliamo che la povertà diminuisca in Italia, ma lo vogliamo in un ambito in cui la produzione in Italia consenta di creare posti di lavoro veri, che non si faccia assistenzialismo a largo raggio. Parlare di aumento delle pensioni a 1000 euro non è assistenzialismo, è il rispetto degli anziani, è il rispetto di coloro i quali hanno fatto grande l'Italia. Lasciate perdere se hanno avuto la capacità di vedere versati milioni di contributi, ecco, contributi di un certo livello, o non hanno addirittura potuto godere del rispetto di lavoratori reali, ecco, perché gli sono venuti a mancare i contributi per cui hanno bisogno di avere quel famoso assegno
sociale che consente ad essi, al pari di quanti hanno avuto la capacità di essere lavoratori dipendenti o autonomi con il versamento regolare dei contributi, i contributi obbligatori, poter arrivare ad una pensione degna. Questo non è in Italia, non c'è questa situazione, per cui lavorare in questo ambito significa mettere a posto un neo grosso, 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 non dico quando l'Italia, addirittura io parlo quando l'Europa. E allora noi dobbiamo metterci, noi pensionati, dobbiamo essere convinti che quando chiediamo i 1.000 euro non chiediamo la luna, noi chiediamo qualcosa di molto serio e concreto. E questo serio e concreto, amici telespettatori e telespettatrici, sapete da dove può venire fuori? Al di là di tutti questi voli che hanno fatto nel corso dei 3 mesi i 2 partiti incaricati, che hanno voluto, ecco, lasciar credere che avrebbero formato il governo in Italia per regalare soldi a destra e a manca. Vabbè, c'è la sindaca Raggi che ieri sera abbiamo vista molto nervosa a Roma, perché si aspettava una valanga di soldi per Roma, sì, da mettere a posto il bilancio del comune di Roma. Non è questo di cui l'Italia ha bisogno. I sindaci facessero il loro dovere come De Magistris a Napoli, facesse il suo dovere, la smettesse di andare a chiedere con il cappello in mano i soldi al governo centrale, pensasse a lavorare, a vedere come impiegare il personale umano a disposizione e i soldi che ha a disposizione, perché ne hanno tanti di soldi. Allora, da dove poter prendere i soldi per i pensionati? Dalla organizzazione dell'INPS. Amici telespettatori, l'INPS non funziona. L'INPS non risponde alle aspettative dei cittadini. L'INPS maltratta i cittadini. L'INPS è un ente elefantiaco che ha tanti dipendenti che non svolgono il loro lavoro in maniera buona e soddisfacente per i cittadini. Si serve di strutture delegate sul territorio che non appartengono direttamente all'INPS, ma che dall'INPS vengono utilizzate e gestite. Si chiamano patronati. E allora, amici telespettatori e telespettatrici, noi paghiamo quell'ente perché la sua gestione possa dilapidare milioni, milioni e milioni di euro senza avere la certezza dei bilanci dell'INPS, perché non ce li fanno conoscere, mischiano assistenza con previdenza e non ci fanno vedere la fine che fanno i nostri contributi che vengono versati quotidianamente e obbligatoriamente nelle loro tasche, e non ci fanno neanche vedere, ecco, e non ci dimostrano che gli enti pubblici non versano i contributi previsti dalla legge e mettono in forze sia a questo punto le pensioni dei dipendenti degli enti comune, provincia, regione, ministeri, le partecipate e tutti gli altri piccoli enti pubblici che vengono gestiti dall'ente previdenziale. Allora, amici telespettatori, è su questo che noi pensionati dovremmo essere attenti, ma attenti a portare avanti la nostra bandiera, che è quella di far vivere bene i pensionati di oggi e i pensionati di domani. Quelli di oggi vivono bene, ecco, per quanto riguarda i pensionati al di sotto dei 1.000 euro, se le loro pensioni vengono portate a 1.000 euro, almeno a 1.000 euro. E se non c'è questo, c'è per i pensionati di oggi veramente la fame. Ecco, una brutta situazione che va sanata, mentre invece per i pensionati di domani è necessaria la gestione corretta dei contributi che vengono versati nelle casse dell'INPS e che l'INPS venga gestita in maniera corretta ed efficiente a favore di tutti quanti i cittadini italiani. Io vi lascio con queste affermazioni che non sono eversive, ma che sono decisamente concrete, come concreta è la politica che i pensionati d'Europa vogliono portare avanti, e se ci date il vostro sostegno, il vostro starci vicino, se vi iscrivete a questo partito, tutto questo può diventare anche realtà. Vi salutiamo
e vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Superpensioni, terre che più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, terre che più, evasori legalizzati.